un progetto molto importante. Infatti se stasera Elisa è qui è proprio per condividere il progetto per il recupero dei bambini soldato portato avanti dalla Auxilia Onlus, un'associazione di volontariato che si occupa di questi aspetti molto importanti. Occhio non vede, cuore non vuole, noi vogliamo voi sappiate, quindi vi chiediamo soltanto qualche minuto di attenzione. Ringraziamo naturalmente il comune di Cividale nella persona del sindaco Stefano Ballo, fate un bel applauso, se lo merita il sindaco, se lo merita questa bellissima città del Friuli, e ringraziamo anche per il supporto organizzativo la IM Corporation Agency. Le persone che vedete qui, io mi metterò alle loro spalle, sono per l'esattezza in centro questo signore pelato, è il presidente dell'Auxilia Onlus, dirigente, presidente nazionale ben inteso, dirigente medico dell'azienda sanitaria numero 4, direttore del mensile Rai Social News, nonché docente dell'Università Cattolica di Milano. Alla mia destra c'è l'avvocato Ester Molinaro, avvocato del Foro di Roma, che ci racconterà delle cose più importanti, mentre questa ragazzina che vedete qui timida, si chiama Pratepa, le farete un bellissimo applauso perché lei è tutto per te questo applauso, Pratepa. Questa ragazzina, questa bambina, era un bambino soldato, sfruttata, non aveva, come tanti bambini adesso, il diritto di giocare, non ha il diritto di vivere come un bambino normale. Lei è stata salvata, ha avuto un giorno anche la guerra si inchinerà al suono di una chitarra. Infatti la musica, bellissimo questo striscione, la musica è un linguaggio universale e per questo Auxilia questa sera ha scelto insieme al comune proprio Elisa, che penso per la comunicazione e per la musica non è assolutamente uguale. Dicevo, purtroppo lei ha avuto un brutto incidente, ma di questo parlerà, ma grazie ad Auxilia le cose si stanno pian pianino mettendo a posto. Prima cosa, brevemente, Presidente, ci presenti Auxilia, in che cosa consiste il lavoro di Auxilia? Abbiamo attività solidali in Italia, di volontariato in Italia per problemi italiani come possono essere gli affidi, i bambini non accompagnati, persone in disagio di qualsiasi tipo, sia psicologico che fisico. Però c'è anche tutta una serie di attività nei paesi in via di sviluppo, soprattutto nei paesi in guerra. Infatti questa maglietta che voi vedete è fatta proprio dalla sezione di Auxilia, che è Auxilia Children, che si occupa dell'attività umanitaria nei paesi in via di sviluppo, che potete comprare allo stand iniziale, e queste attività si sono sviluppate verso i disagi dei bambini in guerra, che poi se voi ne parleremo anche. Allora, beh, ci sono tante cose da dire su Auxilia. Innanzitutto, com'è che Auxilia è arrivata a sapere tutte le atrocità, tutte le cose brutte che riguardano quest'infanzia negata? Auxilia è stata chiamata per lo tsunami, vi ricordate nel 2005 quel disastro in Indonesia che ha fatto migliaia di morti? Solo nello Sri Lanka ci sono stati 80.000 morti, in questa isola dell'Oceano Indiano. E nessuno sapeva, nessuno ha mai saputo, almeno io personalmente, che in quest'isola ci fosse da 30 anni una guerra civile. L'abbiamo scoperto andando ad aiutare le persone coinvolte nel dramma dello tsunami, che avevano perso la casa, avevano perso i figli o i figli avevano perso i genitori. Vediamo che a parte il dramma dello tsunami c'è una tragedia immensa di cui nessuno ne ha mai parlato, perché lo Sri Lanka è un'isola che strategicamente non è interessante, non ha risorse proprie, quindi economicamente per l'energia è poco influente. E quindi nessuno ne parla, non ne parla la politica e quindi non ne parlano neanche i media. E cosa succede? Succede che quando nessuno parla dei problemi, i contendenti di drammi e di disastri fanno quello che vogliono, perché solo parlando e mettendo la popolazione mondiale a corrente di quello che succede, in qualche maniera anche la politica e le istituzioni vengono sensibilizzate. Ma se nessuno ne parla, i contendenti fanno proprio il bello e il cattivo tempo, e in quest'isola, fra il nord e il sud, 30 anni di guerra civile avevano portato ad utilizzare i bambini dagli anni conflitti armati. Quello che vorrei sottolineare è che tutte le guerre sono un disastro e tragiche,
ma subire il dramma di una guerra per un bombardamento e perdere i genitori o la propria vita per un bombardamento è una cosa drammatica, ma di un certo livello. Incommensurabilmente più drammatica è essere costretti all'età infantile a imbracciare un fucile e uccidere un essere umano, perché sono persone, questi bambini soldati, che non scelgono di fare la guerra, sono costretti a fare la guerra e vengono addestrati e vengono plagiati, il loro cervello viene modificato per fare in modo che loro uccidano all'età in cui dovrebbero giocare un essere umano. Siete un pubblico splendido perché state ascoltando, sono argomenti difficili, però anche il vostro applauso è non male. Elisa è la nostra città, patrimonio dell'umanità, anche questo è un bellissimo cartellone, bravi ragazzi. Vabbè, la situazione dei bambini soldato in questo momento, che poi bambini soldato non vuol dire solo bambini maschietti, come vediamo, sono sia femminucce che maschietti, agli adulti lì non gliene frega proprio niente. Allora, il discorso femminile è molto importante perché il soldato femminile viene usato anche come merce di scambio in certi questi paesi, cioè viene utilizzato per fare la guerra, per te sparare, soprattutto in situazioni in cui il conflitto non andava proprio bene, c'era la possibilità di qualche intermediazione politica, le bambine soldato vengono utilizzate per scambi sessuali, quindi vengono date al nemico in merce per potersi contrattare con qualche altro tipo di attività militare, contrasto militare. Se noi non ci mettiamo insieme in qualche maniera e riusciamo, anche tramite internet, perché adesso noi possiamo aggiungere e accedere a delle informazioni che una volta erano solo elettive dei grandi media, se adesso noi non ci interessiamo al problema e non andiamo a vedere in internet, a parlare, a far sentire la nostra voce, a fare spettacoli come questo, a coinvolgere artisti internazionali che, come quel cartello dicevano, possono cambiare veramente qualcosa con la chitarra e non con i fucili, se non lo facciamo noi, tutti quanti messi insieme, continueranno ad esserci nel mondo drammi di questo tipo. Continuano a scoppiare palloncini da quelle parti, no? Bravi, bello applauso. Che tipo, caro avvocato, che tipo di tutela a livello internazionale hanno i bambini soldato? Sentite qua, perché ci sono cose che vanno veramente al di là dell'immaginazione. Hanno certamente una tutela molto molto ampia e quando si pensa al diritto si immagina una branca della cultura un po' noiosa che si impara a memoria. In realtà il diritto nasce con una intima vocazione, quella di porsi al servizio della vita in tutte le sue dimensioni. A livello internazionale uno strumento essenziale è sicuramente la Convenzione ONU dei diritti dei minori, che è stata emanata il 20 novembre del 1989, è la famosa Convenzione UNICEF. Questo trattato, questo accordo stabilisce, impone agli Stati di evitare che i minori degli anni 15 vengano coinvolti in ostilità. Ma a ben vedere, agli stessi Stati l'idea che un bambino dai 15 ai 18 anni potesse comunque essere chiamato a partecipare a una guerra, ecco, sembrava una cosa buona, e quindi ci sono state delle convenzioni ulteriori, protocolli addizionali, ad esempio, aggiuntivi alla Convenzione ONU, che prevedono che anche i minori degli anni 18 non devono partecipare alle ostilità, ma devono dedicare il loro tempo e le loro energie allo studio e a lavori di altro tipo. In particolare, e concludo, un dato importante è che dal 1997, con i principi di Capo Verde, il concetto di bambino soldato non è ristretto soltanto ai bambini che hanno delle armi e partecipano alle guerre, ma anche a bambini che nell'ambito di queste ostilità svolgono attività come cuochi, messaggeri, oppure vengono spostati dalle loro case ai fini di violenza sessuale e di sfruttamento di altro tipo. In questo caso l'Italia, ratificando nel 91 la Convenzione ONU dei diritti dei minori, tutela il bambino in ogni sua dimensione. Ancora un'ultima domanda per te, Esther. Tu hai scritto le fiabe giuridiche. Sono una cosa, guardate bene, molto interessante e molto intelligente. Ci racconti brevemente, sinteticamente, di che cosa si tratta?
Allora, fiabe giuridiche è questo, e ringrazio Massimiliano perché ha sostenuto da subito questo progetto. È stato un esperimento che è nato quando insegnavo alle elementari, insieme studiavo giurisprudenza, e l'idea nasce dalla profonda convinzione che anche un bambino può conoscere le proprie regole, proprio perché il diritto è quella parte della cultura che ci accompagna da sempre. La maggior parte, se non tutte, le azioni che facciamo, anche quando non ce ne accorgiamo, sono sostenute dal diritto. E per questo motivo ho scritto questo libro pensando che il codice giusto per un bambino non poteva essere quello penale o quello civile, ma la fiaba e la fantasia. E in questo libro c'è proprio una fiaba, Battiti d'ali, che attraverso il principe Ali permette a un bambino, Nicolas, a cui le regole proprio non piacevano, di andare in un posto dell'Africa dove c'erano i bambini soldato. E quindi non concludo. Grazie, grazie avvocato. Ritorno ancora per due brevissime ultime cose e poi, ragazzi, tanta musica. Presidente, Auxilia finanzierà, grazie al ricavato raccolto dal concerto di stasera di Elisa, la costruzione di una scuola nello Sri Lanka per permettere agli ex bambini soldato di avere un'istruzione e restituire la loro infanzia che noi adulti abbiamo violato. I volontari di Auxilia, tutti i volontari di Auxilia che si sono messi insieme per creare questa associazione e che danno forza all'associazione, hanno fatto qualcosa di incredibile durante lo tsunami. Sono riusciti a creare un accordo con i guerriglieri tamil. Questa guerra fra nord e sud era avvenuta perché un gruppo di liberazione del nord, che si sentiva in disaccordo col governo, aveva creato un suo proprio esercito e tutta una serie di attività militari. Poi nel 2009 la guerra è finita, e cosa è successo? È successo che c'è stata tutta una serie di reduci, che noi consideriamo mentalmente reduce un anziano che ha fatto la guerra, la seconda guerra mondiale, mentre questi bambini, neanche maggiorenni, erano già reduci di guerra. Erano stati costretti a combattere a realtà infantile e di colpo, quando la guerra è finita, non sapevano da che parte girarsi, non capivano più qual era la tipologia di realtà. Pensate che fra questi reduci bambini c'è stato un altissimo numero di suicidi, perché finita la guerra era finito per loro lo scopo della vita e una speranza di vita ha avuto anche Pratepa. Pratepa è stata una di queste ragazze ed è stata una ragazza, la prima ragazza, ricordatevelo, questo è importante, la prima ragazza che dallo Sri Lanka è potuta uscire dopo la fine della guerra, perché lei è in regime carcerario in Sri Lanka, perché con un accordo fra Auxilia, grazie al Ministero degli Esteri e la Regione Friuli Venezia Giulia, c'è stato l'accordo di portarla in Italia per ricostruire il braccio sinistro che lei aveva perso in battaglia. Allora, noi ci salutiamo per poi dare spazio alla grande musica qua in Piazza Cividale, però con una parola di questa splendida ragazza che ha ritrovato il sorriso, vi assicuro, ride in continuazione, un sorriso di felicità. Due sole parole prima di restituire il microfono a Stefano Munari. Buonasera a tutti. Io sono Pratipa. Vengo dallo Sri Lanka. Grazie ad Auxilia. Grazie ai medici e operatori sanitari del Udine Santa Maria di Udine. E grazie al Centro Bellucci di Giuliano. Io ora sto bene e amo studiare l'italiano, così. È venuto in Italia e non sapeva una parola di italiano. Potrò aiutare mamma e papà
Insieme ad Ausilia aiuteremo i bambini dello Sri Lanka. Grazie a tutti.